50, 40, 30, 20, retard. Amici del canale Bus Second Side, ben ritrovati in questa seconda e più che meritata puntata su Microsoft Flight Simulator. Ragazzi, la prima puntata è andata straordinariamente bene, si sono aggiunti 120 nuovi iscritti venendo da quel video e quindi oggi questa puntata è più che dovuta, direi. E vi offro oggi uno splendido video che spero vi possa piacere, dove praticamente vi farò vedere da zero come io organizzo un volo, quali software uso, ok, come, quali sono gli step che io faccio ogni volta che devo preparare un volo. Innanzitutto siamo all'interno del simulatore. Faccio una piccola e breve parentesi: Microsoft Flight Simulator ultimamente sta facendo un po' i capricci quando si tratta di decolli e atterraggi, cali di frames, stuttering e cose che veramente rovinano un po' l'esperienza simulativa. Io ho scoperto qual è il problema nel mio caso ed è la DirectX 12, che in questo momento è ancora in beta. L'ho tolta? No, l'ho provata senza, quindi con la DirectX 11, problema risolto. Poi ho fatto alcuni altri test e sembra che con la DirectX 12 ho forse raggiunto un compromesso. Vedremo come andrà, io non vi garantisco purtroppo nulla. Altra piccola cosa, hanno annunciato che sistemeranno non solo il problema, che sistemeranno molto, che amplieranno molto e miglioreranno molto le performance nel prossimo aggiornamento, che avverrà però a marzo. Noi siamo a febbraio, non aspetto un altro mese, perché io con una 4090 e un computer molto performante non posso accettare di avere determinati problemi di FPS quando tra le altre cose non ho neanche tutto al 100% sparato al massimo nei settaggi, quindi impossibile, ok? Ma purtroppo questa è la situazione. Allora, siamo all'interno del simulatore. Oggi cosa faremo? La quarta tratta del mio personal world tour, ok? La prima è partita da Catania per Milano Linate, seconda Milano Linate, Cagliari, che l'abbiamo fatta assieme, la terza è stata Cagliari Roma, oggi da Roma andremo a Palermo. Sono tutti e saranno tutti rigorosamente voli reali, ok? Cosa intendo per voli reali? Voli che nella vita vengono effettivamente effettuati da quella compagnia aerea e da quello specifico aereo, ok? Altra piccola breve parentesi, ragazzi. Lo so, saranno video lunghi. Microsoft Flight Simulator e la simulazione aerea per me non ha un tempo. Saranno video lunghi, quindi se volete skippate a vostro discapito. Se volete imparare, seguite. Se non volete imparare, volete vedere solamente il decollo e l'atterraggio, fate voi. Ma io, ragazzi, purtroppo devo seguire un determinato percorso, perché è così che si fanno i voli. Non vi farò vedere sicuramente un'ora e mezza, per dire, di crociera dove non si farà nulla, ma le fasi iniziali e le fasi finali ve le devo far vedere, se no che cacchio stiamo a fare qua, ok? Quindi stavo dicendo una cosa molto importante. Allora, come detto, sì, Roma-Palermo. Io per esperienza personale, ragazzi, vi dico che nel mio primo canale, ogni qualvolta che ho messo il muso fuori dall'Italia, le visualizzazioni e la presenza, partecipazione nei video cala drasticamente. Io questa cosa qui l'ho lasciata andare per parecchio tempo, mi sono accollato di fare video che hanno suscitato poco interesse con voli che praticamente vanno da fuori l'Italia, ok? Non ricommetterò lo stesso errore qui, nel secondo canale. Quindi ragazzi, supportate questa serie se volete, nel momento, non siete costretti, ma nel momento in cui io vedrò un calo drastico nelle visualizzazioni, nel momento in cui, ragazzi, io metterò il muso fuori dall'Italia, cosa che succederà perché è un world tour, quindi farò voli anche fuori dall'Italia, io mi continuerò il mio tour da solo, il che significa non video, non più video su Microsoft Flight Simulator. Magari mi inventerò qualcos'altro, vedremo, ma non posso volare solamente in Italia e non è tollerabile, ragazzi, che i video dagli italiani vengano seguiti solo se volati in Italia. Finiamolo con sto becero patriottismo inutile. La simulazione aerea ci consente di poter volare e visitare i posti in tutto il mondo. Quindi fate voi, ragazzi, io poi in base al feed che riceverò darò le mie risposte, ok? Oggi siamo comunque e andremo
da Roma a Palermo. Quindi siamo ancora in Italia. Mi aspetto quindi una risposta più che positiva da parte vostra. Spero, ovviamente ci metterò tutto il mio impegno per far sì che ciò avvenga. Allora, cosa faccio? Innanzitutto apro il simulatore. Seconda cosa, cosa vado a vedere? Mi vado a procacciare il volo. Ora vi faccio vedere tutto quello che io apro. Random Flight Generator, questo è un programma che io utilizzo per vedere se ci sono voli reali in alternativa a Flight Radar 24, perché generalmente cosa faccio? In primis io vado direttamente su Flight Radar 24, sono a Roma, ok? Quindi sono a Roma, cosa faccio? Vado all'aeroporto di Roma Fiumicino, che è esattamente qui, e mi vado a scegliere il volo real, che me lo fa con, in questo caso, l'A320, che sarà l'aereo che utilizzeremo oggi. Vado su More e mi si apre ora qua tutta la schermata relativa all'aeroporto e faccio su, vado su Departure. Vado a vedere quindi le partenze da Milano previste sia oggi che domani che in tutta la settimana e dico, oh perbacco, c'è un bellissimo volo che va da Roma a Palermo. Per esempio, vediamo con la 320, se riesco a trovare, perché ovviamente l'ho trovato, ed eccolo qua, lo fa l'Ital Airways con la Z1795, questo sarà il codice ICAO. Con la 320, Roma Expo 2030, questa qui sarà la livrea che utilizza, ma comunque è Ital Airways, e ci chiameremo AZ17, quindi all'Italia 1795. Il volo viene effettuato alle 5:15 del pomeriggio, quindi io generalmente quando voglio volare, se voglio volare di notte, mi vado a prendere e mi vado a impostare l'orario reale. Ma io voglio volare di giorno. E quindi che cosa faccio? Mi vado a prendere i voli che avverranno, per esempio, domani. E vediamo se c'è un Roma-Palermo che si vola di giorno. Vedete, qui siamo alle 9 del pomeriggio. Andiamo quindi all'indomani, che è lunedì 5 febbraio e sarà domani, e vediamo la mattina se abbiamo un volo per Palermo. Sì, Ryanair, ma col 737-800, che poi utilizzeremo pure. Vediamo se c'è un altro Palermo. Palermo, A320 NIO, ok? Quindi Ital Airways AZ1777 alle 8:15 del mattino. Aggiudicato, mi prendo questo. Quindi AZ1777. In alternativa, cosa che vado a fare io? Utilizzo Sim Bitward e Random Flight Generator. Questo è un generatore di voli. Quindi gli dico che io voglio, per accorciare ancora più il discorso, gli dico, va bene, voglio andare da Roma a Palermo. Quindi, codice ICAO, voglio usare la 320. Ci sono voli disponibili con la 320? Sì. Me ne dà due a disposizione. Ok? Ci dà questo dalle 10:55 alla luna... Ah, no, scusate, 9.45, arrivo alle 10.55, quindi 1:05 di volo, e lo fa per appunto l'Ital Airways con la 320. Io mi prendo questo volo e esattamente lui mi porta lui stesso su Flight Radar, perché è da lì che li prende. Ora io ho chiuso un attimino, ok, me lo vado a fare, mi vado a generare il piano di volo su Simbrief ed eccoci qua, lui già me lo genera automaticamente, ok? Quindi questa è la rotta che noi andremo a fare da Roma a Palermo. Qua c'è il piano di volo con tutti i vari dettagli che ora andremo a vedere. Noi utilizzeremo il Phoenix. Qui io metto 1800 kg di payload e faccio genera volo. Altro, quindi una volta generato il volo, io cosa faccio? Vado su Navigraph, tolgo questo, faccio clicco su import e clicco su import from Simbrief. Roma Palermo già me l'ha messo in automatico ed ecco qua che adesso dovrebbe spuntare il nostro volo esattamente qui. Eccoci qua, ok, si parte dalla Runway 25, lui già calcola tutto, quindi le condizioni climatiche, il vento, e ci dà quindi una runway di arrivo ed una runway di atterraggio, ok? Una runway di decollo, una runway di atterraggio. Poi, cos'altro vado a fare io? Generalmente vado a vedere la situazione sui due network principali. Vado prima su IVAO, vediamo com'è la situazione su IVAO, utilizzo WebEye, IVAO WebEye, vedo... Ma in Italia in questo momento non ci sono controlli di nessun genere.
né da Roma né per Palermo. E allora va bene, voglio controlli. Dove vado? Vado su Vatsim, clicco su Vatspy, ops, vado a vedere che su Roma e anche l'arrivo a Palermo abbiamo un bel radar, quindi c'è un controllore che praticamente ci farà fare sia operazione di decollo che operazione di atterraggio. Ok, quindi cosa faccio? Decido e volo su Vatsim questa volta, che è l'altro network. Vatsim rispetto ai VAO è molto più anglo-americano. Ok, quindi molto più presente negli Stati Uniti, in Inghilterra, nel centro Europa rispetto all'Italia in generale. Mentre invece IBAO è molto più italiota, molto più abbezzo all'Europa e molto meno all'Asia, praticamente zero quasi in America. Ok, quindi andiamo su Vatsim. Su Vatsim cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del software di Vatsim, che è VPilot. Qui noi adesso dobbiamo caricare il piano di volo. Però prima di tutto cosa facciamo? Andiamo sul nostro simulatore, usiamo Livrea ITER Airways, andiamo su Lima India Romeo Foxtrot, che è Roma Fiumicino, e ci andiamo a scegliere un parcheggio. Allora, la runway 25 è qua, io mi vado a piazzare sul gate 408. Ok? L'orario di partenza abbiamo detto essere... Quando avevamo detto che era l'orario di partenza? Me lo so scordato. 9 mi pare 45. E quindi mi vado a piazzare all'orario. Vado a mettere 9 e 20 più o meno. Ok? E clicco su fly. E adesso dovremmo aprire il nostro sim e ci piazzerà direttamente al parcheggio. Ora dobbiamo andare ad immettere, ok, a connetterci sui VAO e ad immettere il piano di volo. Ok, ora io mi devo ricordare su Vatsim qual è il push to talk che ho selezionato, perché mi pare che ce n'è uno in particolare che ho selezionato. Poi ora vediamo. Ora andiamo anche alle fasi di lettura del piano di volo, ok, operazione di accensione del nostro aereo e tutto ciò che ne concerne. Ragazzi, fare un volo fatto seriamente è un'operazione che comporta tempo, perché noi non stiamo qui a giocare, non mettiamo un aereo direttamente in pista, voliamo per far vedere cosa c'è attorno, ma stiamo facendo un volo realmente, lo stiamo simulando, ok? Eccoci qua quindi a Roma, ok, aeroporto di Roma Fiumicino. Io mi auguro, ragazzi, che gli FPS reggano, anche se sto vedendo che c'è qualche piccolo già acciacchino. Questo è l'aeroporto proprio di Roma fedele, ve lo faccio vedere, ok, fresco fresco. Questo è anche Payware, tutto quello che vedete attorno per l'appunto è Roma, Roma Fiumicino. Guardate che bellino, anche in questo caso aeroporto acquistato a tutti gli effetti. Questa qua sotto è la nostra pista di partenza, questa sarà sicuramente la via di taxi che andremo ad effettuare. Cosa vedete però? Non vedete niente, è vuoto, non c'è vita, è triste. E allora cosa faccio io per ravvivare un attimino la situazione? Apro il mio fly-by-wire, l'injector, quindi FSLTL, clicco su start e faccio partire il mondo sul simulatore e vi faccio vedere che adesso si stanno cominciando a presentare aerei. Guardate qui, si sta cominciando a popolare l'aeroporto di Roma, non siamo più soli ed è fantastico. Guardate, tutte livree, tutti aerei reali che vanno e vengono esattamente da Roma per Roma, ok? Ci sono qualche piccola difficoltà purtroppo con gli FPS, ma questo è dovuto, ok? Ma vedrete che andrà meglio. Poi, dobbiamo adesso fare che cosa? Innanzitutto jumpare sul nostro aereo, cominciare le varie operazioni. Quindi voglio prima di tutto collegarmi con GSX e dirgli voglio fare il boarding. Boarding requested. E con che cosa? ADR aeroporti di Roma. E vedete che ora fuori si sta animando tutta la situazione.
Esattamente, cominceranno ad arrivare carrelli e quant'altro. Eccolo qua. Ed inizieranno le nostre operazioni di carico. Ok. Aeroporti di Roma, quindi ADR, eccetera, eccetera. E quindi noi che cosa facciamo? Prima di tutto accendiamo l'aereo, prima di fare il tutto. Batterie, 1 e 2 su on. External power, come detto l'altra volta, è la ground power, il generatore di elettricità che abbiamo sul terreno, quindi sulla ground. Mi dice che è available. E io attivo il tutto. Ora vedete che qua, per magia, vedete, si comincia ad accendere il tutto perché l'aereo è alimentato esternamente. Emergency lights su armed e il segnale di no smoking sempre operativo. Dopodiché, ragazzi, si passa all'accensione degli ADIRS, ovvero i nostri GPS. Ok? Infatti ora qua vedete che piano piano ora ci chiederà di far arrivare i passeggeri. Lui dice che abbiamo caricato 23 passeggeri. Mi pare un po' pochino. Va bene, intanto comunque apriamo. Ok, lui è già collegato con SimBrief, quindi tutto quello che io prendo, ragazzi, è direttamente collegato con SimBrief. Infatti, come vedete, il nostro volo Lima India Romeo Foxtrot e Lima India Charlie Juliet Ground Service. Siamo collegati con i CHOX, con la GPU. Mass and Balance, questo sarà il nostro carico. Faccio clicco direttamente, posso anche simularlo, fare real time, ci vogliono 3 minuti. Facciamoglielo fare real time. Vedete che ora piano piano l'aereo comincerà a sistemarsi, a calibrarsi. Qui avremo poi dei pesi relativi e che dovremo andare a mettere nel nostro computer di bordo. E questo secondo me è sbagliato. Solo 23 passeggeri è impossibile. Ecco infatti per quale motivo ha già finito l'operazione di carico. C'è stato un piccolo, evidentemente, problema in sede di impostazione di SimBrief, ma ci importa poco. Poi, altra cosa molto importante, ci andiamo a connettere perché dobbiamo ricevere, ovviamente, la clearance per effettuare il nostro volo, ovvero l'autorizzazione da parte del controllo ad effettuare il nostro volo di oggi. Se ci saranno delle problematiche, il controllore ci dirà: il volo non è autorizzato per questo, questo e quest'altro motivo, quindi sistemate, eccetera, eccetera. Nel frattempo io vado comunque ad inserire il piano di volo, lo fai in automatico, anche se generalmente questo va fatto in manuale. Andiamo ad inserire i vari dati, flight number di oggi. Lo andiamo a prendere direttamente da SimBrief. Aspettiamo che si apra, lo clicchiamo. E qui adesso importerà tutto quello che è il piano di volo che vedete esattamente qui. Ok? Lo vedrete non propriamente qui, ma se io faccio view il PDF vedrete esattamente quello che state vedendo qua. Allora, il nostro volo è, noi ci chiameremo ITAR 1785, quindi ITAR perché è ITAR, cioè scusatemi, ITAR Airways, il call sign si chiama ITAR, ok? Si dice ITAR 1785 1785, scusate, 1785. Cost index abbiamo visto 12. Cost index, come detto l'altra volta, è praticamente il calcolo dei costi tra carburante, peso e tutto il resto. Qua, che quota faremo oggi? 290, manca a farlo. Andiamo a sud, è un volo che durerà circa 1 ora e 05 minuti. Andiamogli a dare l'ok ad allineare il nostro GPS, quindi confermiamo l'allineamento. Adesso vedete che siamo piazzati esattamente in determinate coordinate geografiche. IRS 1, 2 e 3 corrispondono esattamente ai tre nottolini che abbiamo qua. 1, 2 e 3, ok? Quindi, tac. Chiediamo anche il vento di fornirci le informazioni relative al vento in base alle quote che terremo, ok? Poi, next page, qui abbiamo da inserire lo zero fuel weight, che sono esattamente i dati che abbiamo fatto vedere prima, i pesi. Ok, vediamo se l'allineamento è stato effettuato. Forse sì, mi pare di sì. Quindi forse ancora sta caricando qualcosa. Quindi aspettiamo ancora un pochino, ma nel frattempo, ragazzi, facciamo che ci colleghiamo su Batsim. E allora, dove prendiamo il piano di volo per Batsim? Sempre da SimBrief, ragazzi. Andiamo qui sotto, andiamo su ATC Flight Plan, anzi no, su Flight Plan Downloads. E mi ricordo, vediamo un attimino, dovrebbe essere
Allora, per Batsim specificatamente non c'è, però mi pare che c'è quello di... Fatemi vedere un attimo, perché vedete c'è IVAO e IVAP. Su Batsim mi devo ricordare... Wpilot, eccolo qua, download, perfetto, vedete adesso abbiamo il file, quindi apriamo il nostro Wpilot, andiamo su Connetti, noi ci chiamiamo IT... 1785, questo è il nostro ed è una 320. Ci vuole il flight plan. Il flight plan lo andiamo a caricare. Dobbiamo andare. Dov'è che me l'ha messo quel flight plan? Su download? Sì, eccolo qua. Perfetto. Fetch from server. No, ok. File flight plan. Vedete che c'è l'ADIS di Roma. Fatemi vedere se però il flight plan è corretto. Ok, noi departure time 15 e 21, no, departure time facciamo 15 e 55, ma neanche mezzo, no, 21 minuti va benissimo, 290 e gli facciamo, poi vediamo se è tutto a posto, Pepix, eccetera, eccetera, facciamo file flight plan, quindi adesso abbiamo il flight plan già bello sistemato, quindi teoricamente noi siamo già connessi, teoricamente noi dovremmo già spuntare qui. Ok, dovremmo essere qui. Al momento però non vedo. Vediamo, eccolo lì, 1785, Gianluca Cusato, sarei io. Il mio hub è Catania, limite Charlie Charlie. E andiamo a destinazione Palermo. Ok? Quindi, qual è il controllore? C'è alla frequenza è Roma Center, o Fiumicino Center, Roma Center, è Franco De Maria. Questo è un gran bravo controllore 124 200 124 200, quindi andiamo a mettere anche la frequenza 124 200. Io mi devo ricordare, ora sentirete la allora la cosa bella di Batsim rispetto ai VAO è che voi sentirete effettivamente i suoni proprio reali radiofonici di un controllo reale, quindi con quel particolare suono. La cosa che dobbiamo andare a fare innanzitutto è mettere il transponder attivo, questo tra quantomeno in America, 124.2, connessione effettuata, il boarding è stato completato, quindi le operazioni di carico sono... Un altro sound, le interferenze sotto, questo è tipico di Batsim. Inizio 46.000 45.9 28.4 25.9 slash negative 28.4 negative sir, please pay attention, Pecod 5 kilo standard departure transponder 1000, ok, quindi 5.500, thank you very much, Pecod 5 kilo departure, vabbè, metti direttamente 5.5 1000 with ok six. Allora io chitarro 467 descend 3000 feet, clear the air, 16 left. A noi adesso ci serve ovviamente il piano di volo. Noi teoricamente dovremmo partire per Pevix, ma Roma senza ombra di dubbio, ve lo dico già da ora, ci sarà una transition, quindi probabilmente non è Pevix ma sarà magari Xibil. Roma radar, okay. LY 747 at Catania at gate 329er, request IFR clearance to Istanbul. Esattamente quello che dovremmo fare pure noi. Edward 747, clear at your destination via Pimor 5 kilo. Allora, io devo vedere un attimino una cosa. Transponder 1000, runway 08. Mi devo ricordare qual è il nostro tasto. Questo destination via Pimor 5 kilo departure initial climb 6000 qual è? Qual era questo qua davanti, mi pare? Sì, era quello là davanti. Va bene, allora start and push approved QNH. Allora, FPS come siamo messi? Perché vedo che c'è un po' di difficoltà. Sono 30, no, sono 25. 25 fps, ragazzi, sono pochissimi. Allora, facciamo una cosa.
Andiamo ad abbassare un po' con le pretese, anche se onestamente, guardate, già sono molto basse le mie pretese. Togliamo, ma questo non è determinante, ragazzi, ve lo posso garantire. 7 Juliet Golf Questo è quello descend, 7 determinante. 160 Vabbè, abbassiamo descend allora un po', 160 vediamo se guadagniamo qualcosa. Romania 7 Juliet. Non guadagniamo praticamente niente, ragazzi, è proprio un problema di sigle. Roma Radar, buon pomeriggio, in carro Tuna N0, at file level Tuna N0, inbound QG. Italo 2990, good evening. Radar contact, expect Harbum. Vediamo un attimo se riesco a sistemare. Harbum 3 Golf Arrival, lei all'Oxera, way. No, non abbiamo sistemato praticamente niente. Expect Harbum 3 Golf Arrival, runway 28, Italo 2990. Allora, vediamo ragazzi. Perché non va bene 25 fps, ragazzi, sono troppo pochi. E questo vedete, purtroppo è un problema. 7 Whiskey Delta contact ground frequency 121 decimal niner. Ieri ne avevo 38 qua, ragazzi. Cosa è successo oggi? Non mi è dato saperlo. Io purtroppo non ho soluzioni più per questa situazione perché è veramente disastrosa. Ragazzi, generalmente io non ho questi problemi con i frames mai avuti. Li sto solamente riscontrando nell'ultimo periodo. 26 fps è involabile, ragazzi, molto molto lento. Molto 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 lento. In teoria, vedete qua, io ne dovrei avere 40 di FPS, vedete qua 38. Ok, non capisco perché ne abbiamo 26 in questo momento. Anche se però non è che si muove come se ne avessimo 26, si muove come se ne avessimo 38. Va bene, comunque, cioè va male, però va bene. Allora, contattiamo. Allora, noi siamo ITAR 1785, ok. Rome Radar, good afternoon. ITAR 1785, gate 408, request clearance IFR, destination Lima, India, Charlie Juliet. Conduct ground, frequency 121 decimal niner. Ciao, a dopo. 121 decimal niner, thank you. I'll see you later. ITAR 1785. Ok. ITAR 467, allora, c'è la ground. C'è la ground, quindi 121 900, non l'ho vista power arrivare. Frequency 118 decimal 7. C'è anche la torre, ragazzi, c'è tutto. Allora 121 e 9, ok, e andiamo. Fiume ground, good afternoon, ITAR 1785, gate 408, request clearance IFR destination Lima India Charlie Juliet. Ciao ITAR 1785, Fiumicino ground, clear to destination via Xibri 8 Bravo, departure PEPIX 9 Alpha transition, runway news, one moment please. Sure, runway news dovrebbe essere la 25, in teoria a 25, teoricamente a Roma sempre il 90% è la 25, attenzione. Comunque, Xibile 8 Bravo, PEPIX 9 Alfa. Sapevo, ragazzi, che ci sarebbe stata questa transition a Roma. Generalmente, quando vai a sud, soprattutto a Palermo, che ci sono stato 200.000 volte, da sempre Xibile e PEPIX. E la runway dovrebbe essere la 25. ITAR 1785, ready to copy il clearance. Ready to copy ITAR 1785. ITAR 1785, clear to destination via Xibri 5 Alpha, departure PEPIX 9 Alpha transition, runway news 25, initially 4000 feet, squawk 1000. Ok, Roger, we are clear for our final destination, rimedia Charlie Juliet via Xibri 5 Alpha, PEPIX 9 Alpha transition, runway news 25, 4000 feet, initials squawk 1000 for ITAR 1785. 1785, readback is correct, report ready. Report ready for pushback and startup for ITAR 1785. Va bene, allora, adesso che abbiamo tutti i dati relativi al nostro volo, li dobbiamo andare ad immettere. Quindi, prima di tutto, abbiamo 4000 piedi iniziali,
E poi Running News, la 2.5, come avevamo sospettato. Fiumicino Ground, quindi 2.5 per Simil 5 Alpha with information Oscar QNH 1026 Sibri 5 Alpha, eccolo qua. Ciao Alpine 35 Mike Alpha, information transition. Oscar is correct. Perfetto. You are clear to Nice, vai a Xenon 5 Alpha, departure allora, Podo. Allora, poi nel frattempo ragazzi dobbiamo transition. Fare la seconda emissione. Round abbiamo... 5 initially 4000 feet, squawk 1000. Le fuel pump sono operative, ok. Squawk, quindi il nostro transponder codice 1000. Via the Senna 5. Dopodiché, Alpha, fuel pump sarà operative. Andiamo all'attivazione dell'APU bleed. Dell'APU nav lights. Echo, e start APU. E adesso vedete che qua, tra poco, si dovrebbe aprire un po' il tutto. Poi andiamo Alpine a prendere lo squawk QNH dell'aeroporto di Roma, allo stato attuale. Il nostro QNH lo prendiamo dalle condizioni meteorologiche, su cui non stiamo dando molta attenzione, non stiamo prestando molta attenzione, perché generalmente io guardo anche le carte relative alle condizioni atmosferiche che troverò durante il viaggio e durante le fasi di atterraggio e di decollo. In questo momento lo vediamo tranquillamente, le condizioni a Roma sono più che fantastiche, infatti lo conferma il METAR e ci dice che è cavo ok, quindi significa che condizioni perfetto, visibilità ottima. Allora, abbiamo un vento che soffia da 2.508 nodi, quindi per forza di cose doveva essere A5.0, A2.5. Lo squawk, il QNH, scusatemi, è 10.26. Ok, su tutti e due, altrimenti qui mi creerà rotture di ballo e comincerà a segnalare errori. L'Airbus A320 è molto pignolo come aereo, ecco perché lo adoro. Allora, dobbiamo andare a mettere anche Palermo, ragazzi, perché il volo durando un'ora e 05 minuti ci darà la possibilità per l'appunto di... le condizioni meteorologiche è molto difficile che cambino. Dopo praticamente un'ora, ok? Quindi andiamo a vedere un attimino le performance. Sì, ora ci ritorniamo qui perché dobbiamo mettere le B-speed, le speed iniziali, in quel di Palermo. Allora, voi dite, va bene, Lupus, tu lo guardi da qua e Palermo in questo momento, secondo Simbrief, ha un vento che soffia da 270 12 nodi, quindi la pista in atterraggio che c'è a Palermo dovrebbe essere la 27 per l'appunto. Ora lo andiamo a vedere. Comunque 270 12 Ciao, nodi nel vento. 7 welcome to Fiumicino taxi 270 12 nodi è un discreto venticello. Delta Eco Golf. Dopodiché, Golf November Golf. Cavo ok, comunque anche a Palermo la situazione meteorologica è buona. Taxi, vai, Delta, 15 Eco gradi Golf, stessi Golf, di Roma, 10.28. Quindi 10.28 il QNH. Scusate, 10.28. 10.48. Temperatura 15 gradi. Baro reference su 200 piedi. No, ok. Poi performance, ultimo step sono le velocità iniziali. Allora, noi siamo a Roma. La runway che utilizzeremo sarà la 25. Situazione dry come un martini. Siamo secchi, asciutti. Sincronizziamo il tutto e calcoliamo. E ora qui ci spunteranno le velocità iniziali: 117-123. Quanto pare. Ultimamente sono le velocità preferite che stiamo incontrando. Velocità iniziale dovrebbe essere la B2 più 5 generalmente, quindi 128 dovrebbe essere la nostra velocità iniziale. Poi abbiamo la flex temperature 68 gradi, i flap con il trim 1, flap 1, il trim dovrebbe essere su, quindi up di 0.4 gradi teoricamente. Ok, quindi abbiamo tutto già settato. Vedete che l'APU è già operativa, quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo adesso a togliere sia i CHOX che la GPU e l'aereo. Vedete che non si spegne ma rimane operativo. Qui c'è una bella situazione fuori. Siamo teoricamente pronti per effettuare il movimento, quindi per effettuare il pushback e lo startup dei nostri motori. Io generalmente cosa faccio? Mi vado a piazzare la carta dell'aeroporto, perché siamo in aeroporto e devo capire bene dove che ci andremo a muovere.
secondo i miei calcoli, ragazzi, noi molto probabilmente faremo così: culo a sinistra, muso a destra, faremo November Golf, November Bravo per Bravo Bravo o Bravo Alfa, che saranno gli holding point, i punti attesa della pista 2-5, ok? Se non abbiamo altro da fare, possiamo accendere le cinture di sicurezza, quindi allacciare le cinture di sicurezza e chiedere al controllore l'autorizzazione al pushback e allo startup. Però prima di fare ciò voglio vedere la situazione, perché mi pare che abbiamo anche la torre. La torre a Roma ha una frequenza, ve lo vediamo subito, 118.7, quindi già la andiamo ad inserire, 118.7, perché sarà subito il controllo che abbiamo dopo. Quindi andiamo ad inserire 118.7, perché una volta che abbiamo finito le varie fasi di taxi sarà per l'appunto la torre ad autorizzarci al decollo. Quindi contattiamo la ground e gli chiediamo l'autorizzazione al pushback allo startup. Fiume ground, ITAR 1785, request pushback and startup. ITAR 1785, push and start is approved, facing north, QNH 1026. Startup is approved, QNH 1026, facing north for ITAR 1785. ITAR 1785. Va bene, allora siamo autorizzati, quindi cosa facciamo? Chiamiamo il nostro chiaro Alpine 35 amico Mike e diciamo prepare for pushback north. Allora no, quindi va bene, adesso comparirà da nulla il nostro amico, eccolo qua. QNH 1026 era già stato messo, l'avevamo visto dal nostro METAR, quindi a posto. Qui come siamo? Vediamo. Ok, qua è a posto, non c'è bisogno di più. Hello Captain. Hello Captain. Are ready for pushback? Sì, siamo ready for pushback. From good evening from ITAR 98 Papa, stand 308. Quindi siamo ITAR 1785, guardate Athens. Che splendida immagine che abbiamo qua. Ciao ITAR 98 Papa, clear to destination. Yaxibri 5 Alpha Departure, Pepix 9 Alpha Transition, Ravenous 25. Initially 4,000 feet, squawk 5514. Information Oscar. Allora, dai che siamo pronti. Information Oscar. Speriamo che non avremo problemi alpha, di FPS. 9 alpha, initially 4,000 feet, ragazzi, è una 5514. Lungi dal mio controllo. 98 Papa. Lungi dal mio controllo, ragazzi, purtroppo. Allora, intanto voglio anche abbassare un po' il volume del controllo, perché noi ogni volta che parlano loro non ci sentiamo. V-Pilot. Ok, così almeno al 50%. Locking gear sta andando a inserire e adesso l'aereo si alzerà. Lo vediamo dal vivo. Allora, noi dobbiamo andare con il sedere a sinistra e il muso a destra, quindi sedere a sinistra e il muso a destra. Ok, dobbiamo rilasciare i parking brake. Parking brake released. Commencing push. All engines clear. Started with... Ok, beacon lights, facciamo sapere a tutti che stiamo per accendere i motori. Engine mode selectors on ignition start. Start engine number 2. Non so cosa sta facendo. Doveva portarci dietro invece di portarci avanti. Non so cosa sta facendo, che ha deciso adesso con una bolè di tutto rispetto. Guardate l'effetto visivo, che è fantastico. Ah, a proposito, ragazzi, ora poi vi faccio vedere una cosa durante il volo. Adesso purtroppo non lo posso fare, ma lo farò molto presto. Anzi, guardate che vi dico, lo facciamo subito. Nel frattempo che stiamo accendendo i motori, io uso generalmente gli effetti grafici della scheda video. Quindi Ctrl F3, e questo è il mio style. No, attenzione però, perché avremo colore 00, così vi faccio vedere quest'altra cosa, 00-22, per rendere un pochettino più realistico, 14. Questo è il colore. Poi uso i details e vado di 040-1015.
vabbè, 0,41, vabbè, 10. Non so per quale motivo oggi fa tutto dispari. 10,15. Brightness and contrast. Faccio generalmente 10,35. 53. Alpine 35 Mike Alpha. 35,11. Alpine 35 Mike Alpha, taxi to holding point, bravo bravo, runway 25, vai a November Whiskey, Hotel, November Golf, November, e bravo. Secondo me, set parking brakes. Allora, ancora stiamo accendendo il motore numero 1, quindi ancora non possiamo darti la conferma. Guardate come è cambiato adesso lo scenario. Gli effetti luci sono molto meglio, secondo me, secondo il mio modesto parere, quindi va bene così. Nel frattempo, ragazzi, che sta accendendo il motore numero 1, vado a settare su max gli autobrake. Vado a mettere ovviamente su armed il nostro spoilers, ground spoilers. E poi l'engine numero 1 si sta attivando. Sentite il sound. Wow. Wow. Ok. La conferma adesso gliela possiamo dare. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Ignition mode on normal. Possiamo andare adesso. Flaps 1. Il sound è una meraviglia. E guardate cosa c'è adesso. Guardate i dettagli là dentro. Facciamo il controllo delle superfici e dei comandi, ovviamente. Ok? Tutto a posto. Ovviamente lo vedete da qui, eh? Mistra. Guardate, beh, questo, ragazzi, non vi preoccupate, è FSLTL, che non sono aerei di Batsim. Guardate qui, movimento. Destra, sinistra, è a posto. Ok? Questo è FSLTL. Infatti, se io adesso clicco qua, gli dico di togliermi gli aerei di alle palle, quelli più vicini. Ok? Tow truck disconnected. È sparito quel Wizz Air. Ok? Dice perché li metti? Per popolare un pochettino gli aeroporti, perché sennò, ragazzi, non vediamo niente. Saranno sempre aeroporti vuoti, tristi, sconsolati. Allora, prima di fare ciò, allora, prima di salutare, dobbiamo togliere le PU, perché adesso siamo alimentati ovviamente dai nostri sistemi, quindi dai nostri motori, quindi va benissimo così. Adesso ci saluterà l'amichetto qui. Non appena ci saluterà, noi potremo finalmente accendere le luci taxi. Ok, ci sta dando l'ok che possiamo andare. Qui ci spunterà Eva Good Trip. Solo in quel caso potremmo andare ad accendere le luci taxi, perché altrimenti ci dirà BAM, spegni, bisogna mettere le luci. Ecco, adesso è spuntato Eva Good Trip, quindi adesso posso andare ad inserire luci taxi. Allora, chiamiamo un'altra volta la ground e ci facciamo dare le vie taxi per l'holding point. To the ground, Itaro 1785, request taxi. Itaro 1785, after passing Alpine 35 Mike Alpha, Airbus A320, from left to right, taxi to holding point, bravo bravo, vai a November Golf, November and bravo, after. Roger, sir, after passing the traffic from left to right, taxi to holding point, runway 25, bravo, bravo, via November Golf, November and bravo for Itaro 1785. Allora, vediamo di fare. Allora, già era quello che avevo preventivato, ok? Qua è passato il traffico, ok? Noi adesso possiamo avviarci, quindi come detto November Golf, ok, November, quindi November Golf, November e bravo, quindi dobbiamo andare tutto dritto di fronte a noi, ok? Pronti, rilasciamo i freni di parcheggio e possiamo iniziare a muovere. E speriamo, ragazzi, che non avvenga il fattaccio in fase di decollo. Purtroppo non posso promettere nulla sotto questo punto di vista. Seguiamo questo altro A320 della EasyJet.
e qui nel frattempo fanno FSLTL, fa ragazzi il suo lavoro, perché segue la tabella oraria reale, ragazzi. Human Ground, good afternoon, Skylink 10. Allora, per il momento, ciao, Skylink 10, Human Ground. Ogni tanto si laghicchia un po'. Human Ground, Skylink 10, requesting clearance to Palermo. Sì, ora vedo un po' più di lag, un po' più di però adesso posso fare la seguente, ragazzi. To destination Palermo. Posso chiudere qua per il momento. Xibri 5 Alpha Departure Pepix 9 Alpha, ragazzi. Transition Runway to 5 in purtroppo avremo problemi, ragazzi. Quok. Avremo problemi, ragazzi. 1000 information. Guardate come lagga. È qualcosa di impossibile. Oscar on board, clear to destination. Non so come, da che cosa è causato questo problema, anzi perlomeno lo so, è DirectX, ragazzi. Però dici, togli DirectX, ma avremo problemi di FPS comunque. Calling 10, read back correct, report ready, ciao Luigi. Report ready, ciao. Allora, vedete? Purtroppo non ci posso fare nulla. Allora, siamo su November, dobbiamo andare dritto. E ora subito ad... scusate, perché gli sto arrivando praticamente addosso, non me ne sono reso conto. Allora ragazzi, anche se io ora come ora dovessi andare qui, ok, e togliere Alpine 35 Mike Alpha Tower 118.7, ciao. E togliere, devo far ripartire, devo far ripartire comunque il sim, ragazzi, per vedere gli effetti, quindi no, non è possibile. Itaro 1785 Tower 118.7, ciao. 118.7 for Itaro 1785, grazie mille, alla prossima, ciao. Ok, autorizzati al contatto della torre, cosa che già avevamo previsto. Ok, e lo contattiamo. Fiume Tower, Itaro 1785, taxiing to holding point, bravo bravo, following traffic, Airbus A320. Itaro, ciao Itaro 1785, continue holding point, bravo Alpha 25. Roger, continue to bravo Alpha 25 for Itaro 1785. Va bene, ci piazziamo. Alpine 35, Mike Oscar, on frequency. Ok, siamo attaccati al suo culo, dovremmo stare un pochettino più a distanza, ma va bene. Adesso devo andare su bravo Alpha. Lui ora girerà a sinistra, noi andiamo dritto. A lui ha dato l'autorizzazione al decollo, noi ancora dobbiamo aspettare. Allora intanto qui forward all station advised. Andiamo anche a cliccare sulla tecla 1785 after departing Airbus A320, line up and wait to 5 behind. Roger sir, after departing for A320, line up and wait after for Itaro 1785. Ok, bravo. Bravo Alpha. Ed aspettiamo che il nostro amico qua accanto faccia ed effettui il suo decollo. Ragazzi, ci saranno lag, l'ho detto, l'ho ripetuto, ve lo dovevo ripetere un'altra volta, ma purtroppo è così. E allora, noi ci fermiamo qui all'holding point e ci guardiamo l'aereo del nostro collega che effettua il decollo. Ed eccolo là. Lo vediamo anche in mappa volendo. Esattamente qui. Sta partendo, ma adesso spunterà tra non molto. Però lo vediamo da qua. E ci sono altri aerei che seguono. È bellissimo. Come nella realtà. Appena stacca da terra. Non si sa quando. Se la sta prendendo molto comoda. Ok, eccolo qua. Possiamo entrare in pista. E allora, luci taxi off, luci landing strobo on, luci runway on. Cinture allacciate, tutto allacciato, facciamo il line up e aspettiamo.
che il nostro traffico che ci ha preceduti raggiunga quota 3000 piedi. Alpine 35 Mike Alpha, identify contact Roma 1242, ciao. 1242, ora lo contattiamo anche noi dopo. Contact Roma on 124.2, quindi 1242. Ora ci darà l'autorizzazione, quindi 1242. Ci fermiamo. Allora, intanto io vado a mettere 1242. Aspettiamo l'autorizzazione della torre, perché poi ci darà anche a noi di passare con 1242. Siamo pronti, ragazzi? Guardate quanti bei traffici che ci stanno aspettando. Io poi vado a mettere anche nella mappa, signori, la route. Modalità giorno. Mi avvicino. Ed ecco qua. Attendere, prego. Noi siamo qua, questo triangolino blu. Signori, dovete aspettare, c'è poco da fare. Dovete aspettare. Stiamo attendendo. Wow. Che bestia. Che bestia. Ora ci saranno, ragazzi, ripeto, purtroppo, problemoni di frames adesso che decolleremo. Problemoni. La prossima volta faremo senza DirectX 12. Carro 1785, wind 260 degrees, 6 knots, 25, 3 for take. 3 for take off around 25 for Itaro 1785. Ok, allora, musetto tutto sparato giù, vedete il side stick che si muove. Andiamo di attivazione crono, si parte. SRS alive. Flex. Vai. Mi aspettavo peggio. E di knots. Side, adesso tutto normale. One, rotate. Gear up. Sì, frames purtroppo a fanculen, ma ora andrà a migliorare appena ci allontaneremo dall'aeroporto. Purtroppo, ragazzi, con tutto una 4090, quindi vuol dire che è un problema del sim, non è un problema del mio computer, senza ombra di dubbio. Ora, appena ci allontaniamo dall'aeroporto, vedrete che andrà a migliorare. Il problema sarà l'arrivo, perché il decollo ancora è gestibile, ma l'arrivo sarà un problema. Autopilot on. Lever climb. 1785, identify contact Roma 1242, ciao. 1242 for Reitaro 1785. Grazie per il servizio, alla prossima, ciao ciao. Ciao, grazie. Allora, andiamo con il radar. Fiume radar, good afternoon again, Itaro 1785 with you, passing 3000 feet, climbing 4000 feet. Ammazza, hai un microfono che spacca i timpani. Itaro 1785, ciao, radar contact, climb flight level 2900. Allora te lo dico un pochettino più piano, 2900 per Itaro 1785. Allora, andiamo così, 290. E la nostra quota finale è Roma Center, good afternoon, Rainer, Niner, Yankee Papa, 7270, stato. Ok, faccio dare un'occhiatina da fuori, ragazzi. Guardate che bellezza. Ciao, ciao, Roma. Juliet Papa, ciao, Radar Contact. Si va a Palermo, ragazzi. E poi da Palermo deciderò, o decideremo magari assieme. Lufthansa 1 Papa Mike, 4000 feet. Repeat again, Lufthansa 1 Papa Mike. 4000 feet. Allora, 4000 feet, Lufthansa 1 andiamo Papa a togliere feet. Tanto il QNH va su standard, quindi da ora in poi si volerà per livelli di volo. Dopodiché, via. La 1 Papa Mike, sorry, is not via for you. Gli autobrake, e poi
disarmiamo gli spoilers. Okay. Siamo a posto, ragazzi. Ora non si deve fare altro che attendere di arrivare a quota 10.000 per staccare luci, eccetera, eccetera. Qui già le RAN le possiamo anche togliere. Le luci landing e le cinture di sicurezza. E dopodiché, ragazzi, ci sarà semplicemente quello che avviene in tutti i voli normalissimi. La crociera, dove non ci sarà molto da vedere. Quindi ve la risparmierò questa fase. Arriviamo ai 10.000, dopodiché ci vediamo direttamente in fase di atterraggio. Expecting Latino 3 Alpha Wireless 16 left, Ryanair 7 November. Romano, good evening, Italo 1799, Ratla Messi, ready to cop ISR clearance to Fiumicino. 1799, clear to Roma. Allora, 10.000 raggiunti, possiamo quindi superare i chiuse, luci landing off, cinture di sicurezza. 6, signori, allora, cosa prevede adesso la situazione? Runway 28. Prevede che lui ci staccherà non appena, anzi no. Italo 1799 is clear to Roma Fiumicino via Arbum 7 Romeo, initially 6000, squawk 1000, Romeo Fiumicino. Ci indicherà ovviamente, ci ricontatterà. Direttamente quando arriveremo in fase di discesa. Approved, okay. 1026, e sarà lì riprenderemo i nostri contatti. Italo 2990, descend flight level 110. Descend flight level 110, Italo 2990. Quindi ragazzi, buon volo a tutti quanti, ci sentiamo in fase di atterraggio. Ciao ciao. Allora ragazzi, siamo stati autorizzati, siamo ritornati a scendere ad 150 in vostra assenza. Ci è stato anche dato l'informazione relativa alla nostra star, che sarà per l'appunto Rosas 4 Lima per la runway 25 di Palermo. Quindi abbiamo appena iniziato la nostra discesa, dopo neanche 23 minuti, anzi quasi 24, dalla nostra partenza. Questo per farvi capire che è un volo, ripeto, molto molto breve. Ok, abbiamo anticipato secondo me la nostra discesa, è non poco, però siamo sotto controllo, quindi dobbiamo fare esattamente quello che il controllore ci dice di fare. Siamo anche diretti Rosas, ok, che è la nostra star per l'appunto, e noi stiamo eseguendo. Planet Romeo Quebec, expect runway 31 left Aduca 1 Delta Arrival. Adesso ce lo godremo assieme il volo, ragazzi, fino alla fine, dai. State andando fuori il Tirreno. Potrebbe essere diversamente. Nel frattempo, ragazzi, io mi stavo documentando qua sulla situazione relativa alle performance. Come al solito, purtroppo danno risposte, ragazzi, automatiche. Io gli scrivo le cose, questi praticamente mi rispondono con le stesse cose con cui... Cioè mi dicono, ah, visto che hai la RTX 4090, potresti tranquillamente accendere il GPU Accelerated, che dovrebbe fare il boost dei tuoi FPS. Io gli ho scritto nel messaggio che nonostante l'avessi fatto, non è cambiato niente. E questi mi rispondono, c'hai la 4090, potresti accendere l'accelerate hardware generator. Ragazzi, purtroppo questi supporti fanno un supporto un po'... 1814, ciao radar contact, stai level 3, un po' così, va. Non sono proprio supportanti. Request 3050, al 100% direi. You are cleared for ILS, report established. Ah, comunque, vedremo cosa succederà. Cleared ILS, report established. Quando vi rispondono così ti senti solo, perché dico, non ti danno risposta loro, umanamente non c'è una persona che ti dice come devi fare, come ti... Cioè ti mandano questi messaggi automatici, ah vabbè, appena vedono scritto performance subito pia, ti mandano il messaggio copia e incolla. E io ora gli rispondo un altro, ti dico, è evidente che voi non leggete i messaggi. Italo 1785, contact Palermo approach, frequency 120.2, bye bye. Qui Palermo 120.2 for Italo 1785, grazie mille per il supporto, alla prossima, ciao ciao. Ciao. Allora, andiamo con Palermo. 203 Fox. Allora, 120, non sapevo che ci fosse Palermo.
Quindi 120 decimali numeri. 230 Puffer, 230 Foxtrot. And 230 Foxtrot, 3000 feet. Allora, 120 decimali numeri. 3000. Ok, siamo con Palermo. E aspettiamo. Palermo approach, good evening sir, Itaro 1785-150, direct Rosas. Ciao Itaro 1785, Palermo radar contact, check information hotel, clear Rosas for Lima arrival, expect LS2 ora 85, descent flight level 80. Roger sir, expected ILS 25 via Rosas for Lima and send 8000 feet for Itaro 1785. Va bene, allora scendiamo. Ciao Gianluca, da quanto tempo? Oi Midigo, ciao, come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Piacere di vederti, Sebastian. Piacere tutto mio, ovviamente, sentirti. Vecchie conoscenze, ragazzi, si fanno avanti. Noi salutiamo con grande affetto. E allora, scendiamo a 8000, come ci ha detto il nostro caro amico controllore. E siamo stati autorizzati per l'ILS della Runway 25. Allora, su Palermo, purtroppo, Microsoft Flight Simulator, c'è un piccolo problemino. Non mi legge l'ILS. E quindi, ragazzi, ancora una volta, atterraggio in manuale, direi. Ma proviamo a vedere perché dovrebbe dalle radio nav. Vedete, non c'è codice. Allora, vediamo qual è la frequenza ILS di Palermo. Vediamo, eh. Lo guardo da qua. Allora, ILS 25 Lima India Charlie Juliet. Mi dici qual è la frequenza? Vediamo, sito ufficiale di Palermo, dell'aeroporto Punta Raisi di Palermo. Mi dici la frequenza? Allora, dovrebbe essere 109.50. Però lo posso andare a vedere direttamente. Ora qua c'è una cosa, perché ho messo qua lo screen. Un attimino, che ho messo qua. Fatemi fare un attimo sta cosa. No. Fatemi fare un attimo qua sta cosa. Porca la puttana. No. Allora, fammi ritornare dove eravamo prima. Palermo approach, good afternoon. Swift Air 22 Tango. Cambio. Cali Radio. Tac. Ciao Swift Air 22 Tango. Palermo, Radio 5. Stop. Allora, fatemi vedere un attimino una cosa. Vado direttamente su Navigraph. Confirm, we have hotel on board. And we're at stand 301. Allora, frequenza ILS De Palermo. Roger, Swifter, tutto tango, are you ready to copy? Confirm, Swifter 22 Tango is ready to talk, copy IFR clearance to Palma. Ma dai, la frequenza, tutto tango, Pier Palma de Mallorca, erano i 25. Capi il 6 tango di parte. So io come devo fare. Finisce ben 4000 feet. Squawk 5-5. Allora, 20. Approach. ILS 25 Zulu. La frequenza è la 109.50. Vabbè, confermato. 109.50. Tango departure. Initial climb 4000. Squawk 5-5-1-3. E io glielo metto qua. Twitter, tutto tango, read back correct. Finish 1-0-2-7. 109.50, check approach selection. Ho già fatto, non ti preoccupare. Speed limit exceeded, hai ragione, perdonami. Ok, runway landing, scendiamo 2.50, fai anche 2.40. Ok. Itaro 1785, fly direct Lavru, descend 5000 feet, QNH 107. Direct Lavru 5000 feet and 1027 for Itaro 1785. Allora, intanto Direct Lavru. Appena lo troviamo, Ok, 4000 feet. Itaro 1794, 5 clear for takeoff, wind 270 degrees, 13 knots. 1027. Back.
Ok, fatemi un attimino controllare sta cosa. Tanto per qua LS10950 me l'ha già segnato. Ottimo, direi. Palermo, ci sarebbe anche un holding da fare a prevista all'ABU, ma noi ovviamente la skipperemo, a meno che il controllore non ce lo farà presente. Vediamo, arrival. Buon pomeriggio, Delta 20 Charlie, Palermo radar, clear Ibiza, runway 25. Vedete? Capi il 6. Non ti mette ILS, ti mette RNAV, ti mette lock. Allora, io dovrei teoricamente cliccare sul lock. Io ho messo runway, l'RNAV 25 Zulu. Vediamo se con il lock mi cambia la situazione, ma non penso. Delta 20 Charlie, Delta 20 Charlie, read back correct, che dice 1027. Allora, vediamo, sì, questo qua è corretto. Itaro 1785, continuo di 3500 feet, vai all'Avru, clear LS Zulu, runway 25, riporto established. 3500 feet, vai all'Avru, and clear for ILS, report established for Itaro 1785. Allora, 3500. Clear for LS. Però qua vedete non lo posso fare. 1794, runway 25, report takeoff. Vediamo se qua posso togliere, andare. Ok, no, vabbè, devo se le fare. Allora, fai una cosa, erase, lascialo stare così com'è. Qua fai exit. Ok. Allora, siamo a 25 miglia. Va bene, comunque non è un problema. Io già direi di andare a mettere l'approach, così già lo abbiamo segnato. E siamo a postolo così. Vediamo cosa succede, signori. Direct Lavru, Direct Lavru. Però la holding la togliamo. Bastardo. Va bene, non è permesso. Non è un problema, ce lo teniamo. Una volta che arriviamo al lavoro, claro, con 794 Palermo radar contact, climb flight 7. Vediamo poi un attimino la situazione. Signori, la Sicilia! E qui c'è l'aeroporto, Allora, appena arriviamo al lavoro, claro, con 794 Palermo radar contact, climb flight level 160. Andiamo direttamente su i CJ Charlie Juliet 532. È una delle interception. Andiamo di 230 nodi. Facciamo un attimino a diminuire in modo tale che non arriviamo sparati come dei proiettili. Andiamo anche a 220. Star 1794 in amendment of my previous due to military airspace. Stop di flight level 14. Siamo a 18 miglia, va bene flaps 1. Stop climb 140. Prepariamoci per un bel diretto. Charlie Juliet 532. Non voglio fare l'holding perché non c'è motivo. Siamo perfettamente con la quota giusta, anzi abbiamo anticipato abbastanza. Direi di scendere a 200 nodi. ...17 miglia nautiche dalla pista, che è alla nostra destra. E ora speriamo, ragazzi, confidiamo nella clemenza del nostro sim sala BIM. Io intanto per il sì per il no lo metterei a schermo intero, nostro sim sala BIM. Apply and save, per favore, grazie. Resume. Ok, ...190 nodi. Itaro 794 Palermo, fly direct Luron, la pista a destra, aeroporto a destra. Ci siamo quasi, ragazzi, per il nostro secondo atterraggio della nostra esperienza qui su Lupus The Second Side. Ovviamente aspetto il vostro feedback, spero gradito. Ovviamente andiamo di brake on low, vedete qui si è accesa una lampadina. Flaps 2. Vediamo anche da fuori. Guardate qua. Bello.
E andrei diretto. Diretto proprio. Andiamo a 180 nodi. Speriamo, ragazzi, che gli FPS reggano, perché altrimenti sarà un problema. Pista di fronte a noi, aeroporto di fronte a noi. Ancora non siamo agganciati all'ILS. Se non dovesse essere così, ragazzi, noi scendiamo di nostra sponte. Speriamo che lo agganci. Mi pare strano che ancora non l'abbia fatto. E allora io faccio la seguente. Andiamo a 2500 piedi. Faremo approach Italo 1785 established on localizer 25. Andiamo. Fatto. Italo 1785 Palermo Roger. Position 8 miles runway 25. Clear to land wind 260 degrees 14. Clear to land runway 25 for Italo 1785. Thank you. Grazie caro. Allora, 1794 in coordination with Roma radar, climb flight level 160. Andiamo a 170 nodi, siamo anche di glide, down. Quindi abbiamo preso anche l'ILS tranquillissimamente. Siamo mai fully established, Palermo, localizer. Good afternoon, Skylink 10, 8 miglia nautiche, 160 nodi. Skylink 10, Palermo radar contact, clear Rosas for Lima Flaps arrival. Expect RS Zulu, runway 25. 2500 feet, Roger. Vedete qua siamo sull'aeronave 25, dove è sballato. Level 80 for approach Rosa for Lima, runway 25, Skylink 10. Non ha importanza. E allora, ancora no, guardate, vi faccio vedere Palermo, la costa siciliana, questo è il golfo di Palermo, e Palermo alla nostra sinistra, carrello giù, signori, prepariamoci. Allora, runway lights on. E ci siamo. 140 knots for flaps full. Tra poco io mi metto la pedaliera e ci prepariamo per questo ennesimo atterraggio. Andiamo di spoilers armed. There we go. E ci siamo quasi, ragazzi. Siamo ancora a 4 miglia. Un po' di ginnastica pre-atterraggio. Speriamo, perché qui i venti correnti è abbastanza particolare. Palermo. Flaps full. Eccoci qua. Allora, signori. Palermo Radar, Delta 20 Charlie, request push and start. Delta 20 Charlie, push and start approved facing north. 1000? Push and start approved facing north, Delta 20 Charlie. 1000. Chat, autopilot off. My airplane. E guardate come ci sposta il vento, ragazzi. Noi cerchiamo di allineare. E non è facile, ve lo posso garantire. Di non dare troppe scosse, però gli FPS stanno reggendo, mi sorprende. Forse ancora non abbiamo raggiunto la linea di follia. Allora, siamo allineati, mano sulla manetta. Bello. Facciamo anche la fotografia, 500. Correggiamo. Siamo ancora in tempo per correggere.
fase catartica. 100 50 40 30 20, via manetta. 10 5, touchdown, reverse. E che vi devo dire, ragazzi, benvenuti a Palermo. Fly, via spoilers, via tutto. Vedere se ci riesco da fuori. Benvenuti a Palermo, ragazzi. E allora usciamo, liberiamo qui a destra, flaps up. Scaring 10 con tiro di 5000 feet. E siamo ufficialmente fuori dalla pista. Su Charlie, via luci. Azione, feet, runway off, strobo lights off, APU on. 1027. Allora, abbiamo liberato su Charlie. Ok, Palermo, approach Taro 1785, runway 25 vacated on Charlie, request taxi. Taro 1785, welcome Raisi, taxi via Charlie, Tango, Lima, Romeo, stand 210. Roger, taxi to stand 210 via Charlie, Tango, Lima, Romeo, for Taro 1785. Allora, se avete sempre dubbi, come al solito, ragazzi, le carte ci vengono in grande soccorso, direi. Quindi ground charts, ovviamente aeroporto, direi, signori, di zoomare un pochetto. Noi siamo qui, quindi abbiamo detto 210 Charlie, dove siamo in questo momento, poi c'è No Tango, ok, quindi November, Tango. Lima, io non vedo Romeo. E allora, in questo caso cosa faccio io? Parking, mi vado a prendere pure quello dei parking, 210, mi pare, 210, quindi praticamente siamo molto molto vicini a dove siamo adesso, che noi siamo qua, siamo su Charlie, quindi dobbiamo andare su Tango, a destra, Lima, subito la seconda a sinistra, e poi entriamo a destra, va bene, ho capito. Allora, quindi subito a destra. Che bellezza, ragazzi. Monte Pellegrino alla nostra sinistra. Allora, non questa, ma questa. Quindi con molta calma andiamo tutti, stocchiamo proprio a destra, come si suol dire, stocchiamo, quindi Mike e Tango. Delta 20 Charlie, ready for taxi. Delta 20 Charlie, taxi in point Alpha, runway 25, via Romeo, Hotel, Tango. Eccoci qua, una breve torsione del busto. Via Romeo, Hotel and Tango, Delta 20 Charlie. Allora, il primo è November e lo dobbiamo ignorare. Carico 10 Palermo. Andiamo a quello dopo. Questo è Palermo, ragazzi, punta Raisi, anche questo aeroporto Payware. Dice, ma tutti li compri? Sì. È vero, li compro tutti, ragazzi. Campano con me questi. Ci posso fa? Allora, quello alla nostra sinistra è November, e a noi non ce ne frega niente, noi dobbiamo andare per Lima. Skyrim qua in giro. Ok, quindi andiamo qua a sinistra. 210 dovrebbe essere proprio quello dove al momento ci sarà qualche aereo che ci sta occupando il parcheggio. Ora gli chiediamo se eventualmente ci possiamo mettere in quella accanto. 3500 via Ladbrook, andiamo a destra. Ragazzi, tutti gli aerei che vedete parcheggiati qui sono aerei che con la loro livrea, quindi con le loro compagnie aeree, effettivamente effettuano i voli con da e per Palermo in questo caso. Allora noi dobbiamo andare al 210, che sarà molto probabilmente col culo che abbiamo occupato. Andiamo, 27, 28, 29, 210, minchia, è occupato. Vabbè, chiediamolo a Palermo. Palermo, approcciati, va bene se mi metto al 209? Anzi no, 210 va benissimo, no, scusami, ritratto.
ritratto. Va benissimo, nessun problema. L'avevo visto occupato per un attimo. No, no, 210 va più che benissimo. Scaring 1-0, position 7 miles, erano i 2-5, ristabili. E allora, ci siamo, signori, ci siamo, ci siamo. Piace, andiamoci a confezionare. Yeah, you are a little bit high for the approach. Scaring 1-0, in this case, cancel approach. E poi, ragazzi, volendo, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere un'altra cosa. Noi possiamo andare, se dritto, qua ci dovrebbe indicare se siamo troppo lontani o altro. Vedete, a 320 dobbiamo metterci proprio qui. Guardate esattamente dove. Boom! Prendi di parcheggio, inseriti, signori della corte. Taxi lights off. Motori spenti. Uno e due con beacon e cinture di sicurezza. Nel frattempo, fuel pumps su off. Aspettiamo che la luce dell'external power sia attiva. Gli ADIRS vanno pure spenti. Ma adesso dovrebbe comparire la luce verde. Aspettiamo la luce verde prima di spegnere più. Luce verde attiva. APU off. Nav logo off. Batteria 1 e 2 off. Chiediamo. Vedete che si è appena attaccato il finger. Palermo approach, good afternoon, Welling 7 for Lima, okay. Juliet with information request India, the boarding. 302, clear to copy, flight plan okay. To Palma. Ciao Welling 7 for Lima, Juliet, Palermo, adesso, via Palma, New York, il the boarding. 5, copy il 6 tango departure, initial climb 4000 feet, squawk 5532. Allora, salutiamo intanto il controllore, ovviamente, per una questione di Palma di Mallorca, runway 25, Cape 6 Tango, initial altitude 4000, squawk 5532, Welling 74, Lima Juliet. Aspettiamo che faccio vedere Palermo, ragazzi, Monte Pellegrino. Allora, non abbiamo... Ok. Palermo, approccia Itaro, 1785, stand 210. Ti saluto, bello, un abbraccio e grazie mille per il controllo. Ciao Gianluca, buona serata a te, per ritornare. Ciao, alla prossima, bello, mi dico, ciao. Scaring 1-0, turn right, heading 0-7-0. Va bene, allora qui andiamo a mettere 1-2-2 decimali 8. Turn right, 0-7-0, scaring 1-0. E ci facciamo l'ultima chiacchierata per salutarci. Che se no sentiamo il controllo. Waring 7-4, Lima Giulia, Palermo. Allora, vediamo un attimino. 7-4, Lima Giulia, go ahead. Ok. Allora, ragazzi, mi voglio piazzare in un punto dove panoramico. No, non così panoramico. Così mi sta venendo da rovesciare, ma così è ancora più bello. Allora, da queste immagini che ci giungono, signori, da quel di Palermo, sì, voglio scaricare tutti. Da quel di Palermo, io vi ringrazio ancora una volta per la partecipazione. Spero sia stato di vostro gradimento il volo. Mi aspettavo molto peggio in fase di atterraggio. Mi aspettavo i brividi, ragazzi. Però tutto è bene, quel che finisce bene. Signori, spero che vi godiate nel frattempo questo bel atterraggio. La vostra permanenza qui a Palermo sia gradita. Noi ci vediamo, se Dio vuole, anzi se voi volete, al prossimo video. Ciao, ciao.